Ciao amici di Addicted to Games, io sono Michele e oggi giochiamo insieme a Minecraft Story Mode, un nuovo gioco della Telltale Games rilasciato da poche ore su Steam, a circa 23 euro. Questo è un gioco a episodi come la serie di The Walking Dead, sempre della Telltale Games, che sarà composto da 5 episodi. Questo è il menu principale. Nella storia potremo fare varie scelte che andranno ad influire sullo svolgimento e probabilmente anche sul finale. Scegliamo il nostro personaggio, mettiamo questo. Il titolo purtroppo è totalmente in inglese. Episodio 1, l'ordine della pietra. Allora, questa serie si adatta alle nostre decisioni. Niente di costruito può durare a lungo, anche le più grandi leggende sbiadiscono con il tempo e con il passare del tempo molti dettagli vengono persi e rimangono delle mezze verità, o meglio delle bugie. Questa è la intro. In all the known universe between here and the far lands, the legend. Però in tutto l'universo c'è la leggenda dell'Order of the Stone che vive ancora oggi. Ragazzi, ovviamente questo gioco, se non avete una buona conoscenza dell'inglese, non è consigliato, almeno finché non esce una patch almeno amatoriale per l'italiano. Abbiamo 4 eroi: Gabriel, Elegard, Magnus, e infine Soren, l'architetto, il costruttore del mondo, dei mondi, e capo dell'Ordine della Pietra. Questi 4 eroi affronteranno una quest pericolosa, affrontare l'Ender Dragon. Alla fine, l'Ordine della Pietra è vittorioso e il drago viene sconfitto. La loro storia è completa. E scrissero così una pagina di questa leggenda. Caricamento. Ma quando una storia finisce, ne inizia una nuova. Ed è qui che inizia il gioco vero e proprio con il nostro protagonista. In questa casetta, come vedete, il gioco ha le fattezze di Minecraft, la grafica è più o meno quella. Abbiamo le scelte che andranno ad influire sulla storia, come vi dicevo all'inizio. Vedete qui in alto le nostre scelte saranno importanti e saranno il fulcro del gameplay. Ragazzi, in questo Minecraft Story Mode non si costruisce come nel classico Minecraft, è un gioco d'avventura. Questo è il nostro protagonista. Allora, da quello che sto capendo, questi sono due specializzati nei fuochi d'artificio che si esibiranno presto in un torneo. Questo è un maialino, molto simpatico. Allora, Ruben è il mio migliore amico. Ruben è il maialino. Oh, fantastico. Sta arrivando qualcuno. Allora, le persone ci chiamano perdenti. Noi non siamo perdenti. Probabilmente non riescono mai a vincere questa competizione. Non ricordo l'ultima volta che abbiamo vinto. Ok. Arriva qualcuno. Quello che penso. Oddio. Oh, fantastico. Era uno scherzo. Ecco, questo ci stava bene. Allora, bella maschera. Molto convincente. Le vostre facce. Ok, hai preso i fuochi d'artificio. Ottimo. Ora mettiamo a Ruben una maschera.
lo trasformiamo nell'Elder Dragon, quello che si è visto nella storia iniziale. Graficamente ovviamente è molto leggero, ragazzi, va su qualsiasi PC, credo. Ok, sono pronto. Aspetto voi, ragazzi. Quindi loro vanno fuori, noi stiamo un po' qui a gironzolare. Facciamo amicizia con il nostro maialino. Ed ecco che possiamo muoverci. Allora, ragazzi, il movimento è molto limitato. Possiamo aprire le casse, trovare qualche oggetto. Ci muoviamo solo in questa zona ben circoscritta. Gabriel. Allora, mi pare che il vincitore di questa competizione potrà incontrare personalmente Gabriel, una delle leggende della storia che abbiamo visto all'inizio. Vediamo qui dentro cosa c'è. Shears. Vediamo questo banner, questo manifesto. Sta dicendo cosa succederebbe se vincessero questa competizione. Armor stand. Qui si mettono le armature. Va bene. Parliamo con il maialino. È molto convincente questo rumore. E ora? Direi che possiamo uscire. Non c'è nient'altro. Va bene, scendiamo. Vieni, Ruben. That's everything. Let's roll. Yeah, dude. E ora di andare. Let's go. Andiamo. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Parlare un po' della competizione. Questo primo episodio pare girare tutto attorno a questo torneo di fuochi d'artificio. The special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building. Sì, infatti, come dicevo prima, chi vincerà la competizione incontrerà Gabriel. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Vorrei tanto incontrare Gabriel, sarebbe un sogno e un onore. He's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. Parlano del costume del maialino. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Ok. La mia fonte non esiste. Voi, ragazzi, siete i miei unici amici. Abbiamo una competizione da vincere. Quest'anno abbiamo il maialino con noi. Vinceremo questa volta. Because up to now we've hated losing, but today, my friends, we're gonna start learning how to love. Oggi inizieremo ad amare la vittoria. Suona bene nelle mie orecchie. All right. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition. Aspettate un minuto. C'è qualcosa che non mi torna. In questa competizione bisogna costruire qualcosa. Quindi costruiamo qualcosa di funzionale, qualcosa di divertente. Una volta che finiamo di costruire la macchina per i fuochi d'artificio, mettiamoci qualcosa davanti, una sorta di maschera. Quindi, un creeper, qualcosa di molto spaventoso che attiri l'attenzione dei giudici. Enderman. Vediamo, uno zombie. Io direi un creeper. All right, let's build bene, the creeper. Costruiremo un creeper. What's wrong with my idea? Nothing. Ora litigano per l'idea. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Ok. Vuole dire che dobbiamo iniziare a trovare risorse per costruire questa struttura. We're so prepared. We can't lose. Noi non possiamo perdere. Bring it in. Dai, qui la mano. Troppo simpatico il maialino. Sarà lo spirito di questa serie. Siamo un team, siamo un gruppo. 1, 2, 3. Team. Prepariamoci.
E ora prepariamoci un po' alla Rookie. Gameplay molto semplice, basta premere il tasto evidenziato, lo sguardo del maialino, le flessioni che non so a cosa servano in questo contesto, però facciamole. Raccogliamo un po' di sabbia. Oh mio Dio, che sta facendo? Che sta facendo? Flessioni su una mano, ancora più complicato. Lo sguardo del maialino, madonna. Dai. Vai, vai. Ma poi il protagonista come si chiama? Mica l'ho capito. Dai, dai. Addominali. Raccogliamo un po' di pietra, un po' di lana. Di nuovo l'albero. E diamogli un bel pugno. Ma dai. Ok, è finita questa cosa abbastanza inquietante. Ottimo. Caricamento. Noi sappiamo cosa costruire. Quest'anno sarà diverso. Sono pronto a costruire, sono pronto a vincere. Bel maiale, perdenti. Ecco. Siamo arrivati al torneo. Sono Lucas e Ocelot. They've got matching leather jackets and everything. So cool. Well. Sono un po' i bulletti della situazione. La squadra dei falliti. Get a load of these losers. Let's go, guys. Andiamo, ragazzi. Name, please. Qual è il vostro nome? Axel. No, your team name. Il nome del team? Come lo chiamiamo il team? Non siamo pronti per questo. Io direi l'ordine del maiale, Order of the Pig. The Order of the Pig. Really? Is it meant to tie us to Reuben or are you making fun of me? Okay. Order of the Pig. Siamo nella zona 5. Non ti incastrare tu. Bravo. Che sguardi tristi, madonna. Ok, siamo in quest'altra zona, vediamo. C'è un cartello, zona 2. Qui c'è una cassa, l'apriamo. Nope. Niente, nope. C'è nient'altro. Un altro cartello, zona 3. Bene ragazzi, qui finisce la nostra prima parte di questo gioco. Fatemi sapere se volete la continua. Questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.